Tick pensa sarà utile per i compiti. Tick ne ha già visto uno prima d'ora. Tick lo chiama Sacco acciuffa tutto. Perfetto per raccogliere e trasportare animali. Oh, che bella brezza! Pensavo a una cosa che la professoressa Howin ha detto a lezione, cioè che dovrei studiare quanti più animali possibili nel mio tempo libero. Ha anche accennato alla presenza di bracconieri nell'area. Quindi, magari gli animali saranno più al sicuro qui con noi che là fuori da soli. Tick pensava proprio la stessa cosa. Ah, vedi? La stanza sapeva esattamente di cosa avevi bisogno. E per tua fortuna, Tick può mostrarti come e dove usare il sacco acciuffatutto. Seguimi allora. La nostra prima tappa sarà oltre i confini del castello. Possiamo partire ora, oppure puoi dire a Tick quando sei pronto. Non ho fatto in tempo a prendere l'inizio della conversazione con Tick, ma sostanzialmente dovevo entrare qui nella stanza delle necessità a fare le mie cose e Tick mi ha iniziato a parlare di questa sua missione. Andiamo a vedere cosa vuole. Voglio imparare a usare il sacco acciuffatutto. Esatto. A Tick piacciono le escursioni. Sono contento. Ah, che bella scena, eh? È stato un periodo buio per Tick. Tick era al servizio di uno dei maghi più crudeli mai esistiti. Un bracconiere cattivo. Tick odiava lavorare per lui. Ha fatto cose orribili ad animali bellissimi. Immagino. Allora che Tick ha visto per la prima volta un sacco acciuffatutto. Sarà bello vederlo usare a fin di bene. Speriamo, dai. Ah, i Puffskin per primi, eh? Beh, Tick sono le creature più semplici. Arrivati. Beh, non c'è molto da pensare su lì. A Tick piace venire qui a guardare gli animali. Specialmente il branco di Puffskin. Sarà bello tenerli al sicuro. Speriamo. Non devi far altro che avvicinarti. Puntare l'apertura del sacco acciuffatutto verso un Puffskin ed è fatta. Va bene. E via, ti cattura di animali. Allora, nuovo oggetto sbloccato. Come devo fare, Tick, però? Ciao, Tick. Mi ricordi come si usa il sacco acciuffatutto? Esatto. Prima avvicinati all'animale che vuoi salvare. Poi punta l'apertura del sacco verso l'animale. Aprilo e lui ci entrerà da solo. Perché non penso che sarà così semplice, Tick? Sacco incantato che può essere usato per salvare e conservare gli animali. D'accordo. Può interagire solo con gli animali addomesticati. Ah, ok. Ghostbusters! Uguale! Dove vai, piccolo Puffskin? Vediamo se ne posso catturare più di uno. Assieme. No, purtroppo no. Che poi, con che concetto possiamo... Non ci crederà mai. Possiamo dire di salvare. Che poverini li stiamo catturando contro la loro volontà, sti poveretti, eh. Parla con Tick. Andiamoli a prendere tutti, va. D'altronde, perché lasciarli nel loro habitat? Non ti farò meglio. È rosa questo. Perché lasciarli nel loro habitat quando puoi catturarli? Voglio dire, che tra l'altro mi ricorda tantissimo l'animazione di Ghostbusters, questa cosa. Ecco fatto. Ce n'è per caso qualcun altro? Non voglio farti del male. Sembrerebbe di no. Ho salvato un Puffskin. Uno? Sei ne abbiamo presi. Nel sacco acciuffa tutto. I bracconieri catturano i Puffskin e... Beh, Tick non sa per certo che cosa se ne facciano. Però Tick sa che sarebbero molto più al sicuro con te. E su quello? Tutti gli animali si lasciano salvare facilmente come i Puffskin. Tick suggerisce di cercare un animale volante. Un Jobbernol, magari? Bene. Un Jobbernol. Tick sa che si annidano a ovest, su un grosso albero che si affaccia su Hogwarts. Però dobbiamo stare attenti. Recentemente Tick ha visto dei bracconieri in quella zona. Vai, picchia i bracconieri e cattura il Pokémon. Quando vuoi. D'accordo, Tick. Andiamo a prendere il Jobbernol. Qui ci sono anche altri animali. Aspetta. Forse ho capito che animali sono. Aspetta. Ok, alcuni ci vuole più di un colpo. Ora è tutto. E abbiamo catturato un Jobbernol.
No, troppo lontano. Non fare storie. Non ho nessuna intenzione di farti del male. Ma porca miseria. Torna indietro. Preso. Mi prenderò cura io di te. Sta scappando il maledetto. Preso. Stupido uccello. No, scusami, non si dice. Su. Sto cercando di salvarli. Non ti farò male. Che poi tutto questo era esattamente dove dovevamo andare. E io già ho già fatto la missione, oh, scusa. Forse... Ciao, Tic, che ne dici? Continuiamo? Oh, no, Tic avrebbe dovuto avvisarti. Questa zona è piena di bracconieri. Già catturati, non ti preoccupare. I Jobbernal sono proprio qui, in questo grosso albero. Già fatto, non preoccuparti. Per rallentare gli animali volanti, così da avvicinarsi e usare il sacco acciuffa tutto. D'accordo. Ne ho già salvato uno, a dire il vero. Vuoi che vada a salvare un altro animale? Tic sa che nelle vicinanze c'è una radura dove pascola una mandria di Munkalf. I Munkalf? Segui il sentiero in salita e incontra Tic là. D'accordo, Tic. Particolare il fatto che ti abbia già detto questa cosa qui di averne già catturato uno. Comunque, allora, fermo un attimo, abbiamo detto Levioso. Quello sembra raro. Levioso. Fermo. Preso. Questo qui era verde, gli altri erano azzurri, quindi... Non voglio farti del male. Non voglio farti del male. Penso che lui non lo sappia. I Munkalf, tra l'altro, so perfettamente quali animali sono. Ecco qua. Salve, Tic. È questa la radura di cui parlavi? Sì, i Munkalf si radunano attorno a quel grosso albero con il motivo a spirale di fronte, ma solo alla luce della luna. Per cui sfortunatamente a volte dovrai aspettare che cali la notte per vederli, a meno che tu non abbia un modo per far correre più veloce il tempo. Aspettare. Allora devo andare a salvare Munkalf. Tic aspetterà il tuo ritorno. E Tic aspetterà un pochino perché dobbiamo aspettare la notte. Proviamo a mettere anche Arresto Momentum e... Glacio no, mi sembra troppo cattivo, d'accordo. Facciamo così. Tra l'altro siamo saliti di livello e... Stanza delle necessità. Salva gli animali, che cosa abbiamo sbloccato? La magiformula dell'alveare per Billywing. Perfetto, mentre questa è... Oh, comunque quasi il 50% delle sfide siamo già, vuol dire che... Sembra stupido, ma siamo già a un buon punto. Aspettiamo che arrivi sera. Eccoci qua. Ciao, Munkalf. Dici che... quello è bianco. No! Maledetto! Voglio quello bianco! Arresto un momento! Levioso! Preso! E vai! Subito quello... Shiny abbiamo preso. Fermo lì. Arresto Momentum è perfetto per i Munkalf. Non male. Mi piace tantissimo il fatto che li catturiamo così stupidamente. Poverelli. Lo facciamo per il loro bene. Credo di aver catturato abbastanza Munkalf. Eccomi qua, Tic. Missione compiuta. È stato un po' più difficile da catturare, ma, non è vero. Sono stato intelligentissimo. Sano e salvo. È un peccato non aver visto la danza dei Munkalf. È uno spettacolo meraviglioso. Magari la vedremo dentro la nostra sacca. Potrai salvare molti altri animali. Ora però portiamo nella stanza quelli che hai già. Va bene. D'accordo. Tic ti aspetterà nella stanza. Vieni quando vuoi. Ma io direi che visto che Tic se ne vuole andare, possiamo anche provare a catturarne... Ah, è un gufo quello. Potremmo provare a catturarne anche qualcun altro. Tra l'altro, parentesi, io ho una missione per la cattura degli animali. L'ho scoperta andando in giro. La signora Moffat mi ha indicato un potenziale nido di Diricoul. Ma Guia Nera appare solo di notte. D'accordo. È abbastanza lontano. Esatto, è tipo una delle ultime zone disponibili del gioco. Andiamo qui allora. Ma ho appena trovato un carretto che si muove da solo. D'accordo, è ancora notte. Direi che possiamo andarlo a prendere. Tra l'altro, non so come si vada a catturare un dodo al momento. Speriamo che Wingardium Leviosa o Arresto Momentum bastano. Io sono abbastanza sicuro che se in questo gioco avessero aggiunto i dissennatori, sarebbe stato sì più difficile magari averci a che fare, però sarebbe stato, non lo so, forse più particolare. Eccoci arrivati. Speriamo che
non sia troppo tardi e che siano già spariti. Questo deve essere il nido di Diricol di cui parlava la signorina Moffett. Dove sarà Guineira? Non lo so, ma spero di riuscire Levioso! A prenderlo. Perché non collabori? Preso! No! Fermo! Fermo lì! Preso! Allora. L'ho presa! Ora non mi resta che informare la signorina Moffett. Era questa! L'unica bianca che c'era l'ho trovata subito alla prima. Bella madonna, che culo. Fermo lì. Preso. Io ti giuro che voglio provare a prendere una mucca. Calmati. E una capra. Non voglio farti del marretto. Fermo lì. Ah, è pieno? Porca miseria, abbiamo anche lo spazio contato. Ma che davvero? Puoi salvare solo gli animali magici. Vabbè, ci abbiamo provato. D'accordo, d'accordo. Vorrà dire che libererò qualche Puffskin, magari, visto che ne ho catturati troppi. Allora, signora Moffetta, ho catturato il suo uccello magico. Hai trovato Guineira? Signorina sì, Moffetta, l'ho trovata. Ho preso Guineira. È incredibile! È stato molto difficile. No, è stato semplice. Non direi, se sai il fatto tuo non lo è mai. Ma come siamo modesti. Posso riaverla ora? Direi di no, la terrò io. In realtà, credo sarà più al sicuro con me. Ma salvarla è stata una mia idea. Non me ne frega un cazzo. Sono io essermi innamorata del suo splendido piumaggio. E io sono quello che l'ha catturata. E ora che faccio? Senza le sue piume non potrò finire nessuna delle mie creazioni. Cazzi tuoi. Mi spiace. Spregevole ruba galline. Spero che ti cavi gli occhi con il becco. E io spero che lei trovi un altro uccello che magari la renda più felice. Guarda qua che brava persona che sono, accarezzo tutti i gatti che vedo. Fatto questo, aver distrutto i sogni di una povera signora che voleva solo apparire bella agli occhi degli altri, torniamo alla stanza delle necessità. Tu pensa che dovresti andare fie... Ah, eccoti qui. Ciao. È il momento di mostrare agli animali che hai salvato la loro nuova casa. Oh, finalmente. Ma qui non c'è abbastanza spazio per loro. Cosa dovremmo fare allora? Sarebbero ingestibili se fossero liberi di scorrazzare. Hai ragione, sarebbe forse una pessima se ti idea. Se concentri su quello di cui hanno bisogno gli animali, la stanza provvederà a fornirlo. Sto pensando. Eccola qua. A cosa hai pensato di preciso? Non lo so. La madonna. Ce l'hai fatta! Ma che cos'è? Una serra! C'è solamente un modo per scoprirlo. Molto perspicace, Tic. Tic entra, poi tu lo raggiungi. Eh certo. Molto bello. Come cosa? Più che altro, scusami, mi ha distrutto il tavolo e tutto il resto che c'era dietro? Vabbè, guarda. Chissà quando è che si apre quest'ultima zona della stanza, comunque. La madonna. Sì. Naradura incantata. Guarda qui. È fantastico. Come la sta dove tenendo quella bacchetta? Si direbbe un posto in cui ospitare i tuoi animali. Una specie di riserva. Bella. Tutti i tuoi animali staranno benissimo qui. Vivranno a lungo e al riparo dai pericoli. Lo spero che per loro. Di liberarli? Fagli conoscere la loro nuova casa. Con la borsa così. L'elfo, il sacco e il telaio. Premiare uno per aprire la gestione degli animali. Seleziona un animale dall'inventario ed aggiungerlo. Puoi trovare gli animali da salvare nelle Highlands. Seleziona Puffskin, un Jobbernal e un Mooncalf. Ma io ho anche, sai, il dodo, voglio dire. Wow, ma aspetta, questo è davvero shiny. Io scherzavo, c'è davvero la stellina. Poverina. Che bella questa. Sono libera! Sono un piccione! Che bello! Tic pensa che il vivario sarà un'ottima dimora per i tuoi animali. E lo spero infatti, per loro. Spero solo ci sarà abbastanza spazio per tutti. Anche
Anche Tick lo spera. Ma se fossi a corto di spazio, Madame Peck di Fiera delle Fiere a Hogsmeade saprà trovare un'altra sistemazione sicura. Per qualsiasi animale che non possiamo ospitare qui? Sì, si occupa spesso degli animali in difficoltà, è risaputo, e te ripagherà un prezzo giusto. Cioè, insomma, vai a catturarmi gli animali, io poi... Gli animali ben nutriti e strigliati ti forniranno preziosi materiali magici, come il pelo di Puffskin, ad esempio. D'accordo. Raccogli questi materiali magici dai tuoi animali e Tick ti mostrerà come usarli. Molto bene. Quando li avrò raccolti, te lo farò sapere. Prenditi cura degli animali, ti daranno. Ad esempio, puoi occuparti loro col mangime, spazzolarli. Ok, dammi un secondo. Ok, ne abbiamo solo... Oh, 4 specie, però 12 posti. Un po' poco, Allora, Guinevere, col cavolo che lo do la tipa, e abbiamo solo... vabbè, dai, facciamo 2 di tutti, allora. Direi che possono bastare così, dai. Ma stanno aspettando tutti che gli do da mangiare, a parte quello là in fondo. Quello là in fondo non gliene frega assolutamente nulla. Che belli che sono! Sono quelle stronzate Tamagotchi che ti fanno davvero, piacere. Mi metto a spazzolarli tutti ora. Davvero eccellente. Lo so. Sono contento di essermelo tenuto per me, questo dodo unico, comunque. Fanculo la signora, l'avrebbe solo sfruttato. Madonna mia. Queste sono le stronzatine veramente che mi stringono il cuore, sti giochi. Perché davvero sono stronzate, però sono bellissime. A cosa servirà la scatola dei giochi? Ah, Dio mio, le palle. I giocattoli, il manichino del mago oscuro. Dov'è? Ma no! Che stronzata! Ecco qua! Vai a giocare! Che bellino! Sono ste stronzate che ti giuro mi fanno amare sti giochi! Andiamo a interagire con tutti gli altri, dai, vieni! Ehi, ehi, dove vai? Segui la palla, vieni! Segui che ci giochiamo tutti assieme con gli altri! Dio mio! È di una tenerezza assurda sta scena. Sti bambi con gli occhi da drogati che giocano con una palla lunare. Che cosa possiamo fare con questi materiali, Tick? Tick, ho raccolto alcuni materiali magici. Ora Tick ti mostra come utilizzarli. Per prima cosa, utilizza questa magiformula per evocare un telaio incantato. Un telaio incantato? Sì, ti permetterà di utilizzare i materiali magici raccolti e tesserli nelle fibre dei tuoi indumenti. Così da renderli più utili in molti modi diversi. Perché non Quindi possiamo potenziare i vestiti finalmente. Il telaio incantato ti stupiranno. Va bene, vado subito a provare il telaio. Allora, dove lo possiamo mettere un telaio? Io ti direi che volendo possiamo togliere una delle pozioni che tanto direi che siamo a posto. E mettiamo il telaio. Perfetto. L'equipaggiamento presenta di norma una statistica principale di attacco e difesa. Si può utilizzare il telaio per sfruttare i materiali magici, aggiungere e potenziare una statistica secondaria o applicare caratteristiche al tuo equipaggiamento. Diversi piccoli potenziamenti possono generare un bonus notevole e aumentare la potenza del combattimento. Ottimo. Si possono salvare nuovi animali nelle tane sbloccandoli nelle missioni. Nuove ricette, caratteristiche, accampamenti dei banditi. D'accordo. Visto che non abbiamo niente di eccezionale, io proverei magari a potenziare qualcosa che ha già un potenziamento utile. E direi che questa è l'unica cosa che possiamo fare al momento. Ok, mi aumenta l'attacco con le piume. Ma se io volessi cambiare lo slot... Ah, telaio magico. Le verruche di rospo ci servono. Ah, ecco come. Con il pelo e le altre cose possiamo cambiare la pietruzza che ci abbiamo in mezzo. Aumentiamo i danni da incendio, dai. È venuto bene. Devo mostrarlo a Tick. Ecco te, Tick. Tick, ho usato il telaio incantato. Fantastico. Bravo, porca miseria! Il telaio potrò infondere magia ancora più potente nei miei abiti. Ma certo! Sì, salvando animali sempre più potenti. Ovvio. Tuttavia, per ora, Tick ti suggerisce di esplorare il vivario e fare conoscenza con gli animali già salvati. Grazie. Grazie mille per il tuo aiuto, Tick. E abbiamo ottenuto una panca e una recinzione. Perché sì, voglio dire. Missioni principali 8. Completa le missioni principali.
Mi chiama qualcuno ora? Strano. 8 missioni principali e otteniamo una bella maschera. Completa le piattaforme di atterraggio. Nella stanza delle necessità invece potenzia un equipaggiamento e otteniamo magia antica di livello 1. D'accordo. Se mi avanzerà qualche punto, alcune pozioni vorrei prenderle. Tipo questa qua della massima e questa qua della focalizzante. Se ci rimangono però dei punti, prima ci occupiamo di tutte le abilità utili.